Mi mandavano a stare da lei. Se non fosse stato per lei, non so proprio quale sarebbe stato il mio destino. I miei genitori non si erano mai curati molto di me. Mia nonna mi adorava. Ogni volta che mio padre perdeva il lavoro o se ne andava di casa, mi mandavano a stare da lei. Mia nonna aveva una piccola casa al quartiere Prenestino, che a me sembrava un posto bellissimo. Anche adesso ripenso con nostalgia a quei momenti. Mia nonna era prossima alla ottantina quando ero andata da lei l'ultima volta. Trascorsi un anno intero a casa sua e mi ero sentita morire quando mia madre mi aveva detto di tornare a casa, perché mio padre aveva trovato un altro lavoro. Sebbene lo volessi, non le potevo nascondere la verità e mia nonna ne aveva sofferto quanto me. Verso i 30 anni, quando frequentavo il circolo Chesed, una guida immateriale mi disse che mia nonna era stata mio padre e, nella penultima incarnazione, il mio amato compagno di vita. Adesso ho capito. Grazie, nonnetta.